Il mio preventivo per il viaggio in Europa era un po' fuori. Ti consiglio di trovare un lavoro. Un lavoro estivo, mamma. Congratulazioni per la laurea, figliolo. Scrivevo sul nodo gordiano, è un giornale. No, non ho mai guidato una betoniera vera e propria, ma una volta ho portato il furgone del mio amico in Wisconsin. È stato un viaggio bello lungo. Pare non abbia qualifiche neanche per un lavoro manuale. La vita dopo il college non era esattamente ciò che James si aspettava. Non ho molta esperienza di lavoro. James, l'ho pronunciato bene? James? Sì. Accettando questa maglietta, tu sei... Assunto. Ora avrà a che fare con gratificanti opportunità di carriera. Mamma mia! Imparerai a evitarlo. Formazione sul lavoro. Ci danno 5 minuti di pausa a bagno ogni 2 ore. Ti consiglio di accumularne un paio in caso dovessi fare roba grossa. E una leadership entusiasmante. La corsa inizio, abbiamo un vincitore, prendi. E James, l'hai mai vista una corsa di cavalli? B5, B5 in testa, ce la farà a mantenere il comando? Sì, ce l'ha fatta! Così ci siamo conosciuti. A dir poco minuscola, la mia busta paga. In fondo è un lavoro da pigri patetici baccalà. Face! Portoso figa mio! Bla 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 bla! Oh, abbiamo un perdente. Festa a casa mia stasera, mio padre non c'è. Sono invitato. Sì, perché te l'avrei detto? Facciamo festa! James, quando incontri una bella donna, non cerchi mai di immaginartela nuda? Vieni. Arrivo tra un secondo. Oh, Brennan, guarda che roba! Prossimamente. Non farti notare. Dal regista di Superbad, 3 menti sopra il pelo. Bella pipa, nonno! Era un corn dog intero. Mio fratello ha la simpatia di un clistere. Il peggior lavoro al mondo. Sei morto! Vogliono uccidermi! Sparisci! Non sai di che cosa sono capace! Grazie, Bob, tranquillo. Potrebbe anche portare... Allora, questa canzone balliamo? Il periodo più bello della sua vita. Non li hai messi in frigo, eh? Già. Puzzano, vero? Sì. Friggili tutti! Adventureland. Hai esagerato con l'alcol? Forse un corn dog guasto. I corn dog non mangiarli mai. Prossimamente.